La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 6 luglio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il Messaggero, ospedali salvi, stretta sugli statali, via libera la spending review dopo un lungo braccio di ferro, l'aumento dell'IVA nel luglio 2013. Ma le regioni dovranno tagliare 18.000 posti letto, l'ira dei governatori. L'Europa, Draghi porta i tassi allo 0,75%, il minimo storico, ma la borsa va giù, meno 2% e lo spread risale a 457. Taglio basso, scoperti nuovi disegni di Caravaggio, i 100 disegni di Caravaggio, così il titolo. Sulla destra Diaz, la Cassazione conferma le condanne ai vertici di polizia, G8 di Genova, dirigenti sospesi dal servizio, prescrizione agli agenti per le lesioni. Il calcio arriva in campo occhio di falco, la tecnologia contro i gol fantasma. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, ospedali e tribunali, ecco i tagli, interventi da 7-8 miliardi, aumento IVA rinviato al prossimo anno, salvi altri 55.000 esodati. La decisione della Banca Centrale Europea, denaro mai così a buon mercato, ma le borse non premiano il taglio dei tassi allo 0,75%. 100 inediti di Caravaggio, l'annuncio a Milano, sono disegni ritrovati al Castello Sforzesco. Sulla destra Diaz, condannati vertici della polizia, sentenza della Cassazione, lasceranno gli incarichi. Ed ora passiamo alla pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno. Cutrofiano, terribile incidente a Nardò, grave un sedicenne, schianto contro un ulivo, neonata di 6 mesi, finisce in neurochirurgia. Brindisi, preparò una bicicletta bomba per vendicarsi di una truffa, tentò di uccidere il rivale, arresto bis per vantaggiato. Nel 2001 avrebbe compiuto un altro attentato a Torre Santa Susanna per eliminare Cosimo Parato. La Gazzetta di Lecce, i tre morosi del PD in debito col partito di oltre 66.000 euro, crea un terremoto, l'intervista di Frisullo, la deriva finanziaria della federazione, consiglieri regionali nel mirino. Sulla destra Nardò, senza eredità, il partner di Dalla. Al centro Cutrofiano, schianto contro un ulivo, grave una neonata di 6 mesi, una mamma di 34 anni perde il controllo dell'auto, ricoverato in pediatria il figlioletto di 2 anni. Il caso Sanità Service, miracoli dell'ASL, meno lavori e più ti pagano. Ed infine il Nuovo Quotidiano di Puglia, dall'ergastolo alla libertà, accusati di 5 omicidi, scarcerati 2 boss dopo la sentenza della Cassazione. Commissario e sindacalista, concorso il primario Lupo condannato 8 mesi, proteste e denunce sul web, vigili, l'ira degli esclusi, si copiava e si messaggiava. Schianto grave una bimba, auto contro ulivo, madre illesa, figlia di 6 mesi in prognosi riservata. Nardò minacciata e rapinata della Peugeot a un malore, Brindisi attentato contro Parato, arresto bis per vantaggiato. L'inchiesta, imprenditori e sponsor in fuga, lo sport al collasso nel Salento e poi il Lecce, comincia l'era di Tesoro, si insedia il nuovo CDA. Pagine interne del Quotidiano di Puglia, Lecce, capitale dei giovani, città bocciata. Pubblicata la shortlist dei centri in corsa per il titolo per il 2015, primeggiano i paesi dell'est europeo, l'assessore Dell'Inoci, faremo tesoro dei consigli, pronti per il nuovo bando 2016. Dopo il verdetto parla il popolo della Movida, la città aveva le carte in regola, fra delusione e voglia di rivincita bisogna svecchiare il turismo. Lo sciopero contro il governo, tribunali, avvocati in rivolta, basta con i tagli scellerati, no alla chiusura delle sedi periferiche. La battaglia in 7 a rischio, coro di no nel Salento, professionisti, politici e cittadini nei centri della provincia, cresce il malcontento. Tragedia sfiorata, respinto, tenta di strangolarla, preso. Lei dice no alle avanze, spunta un coltello, 33enne accusato di tentato omicidio. Il verdetto, concorso primario condannato per falso, era componente di commissione a Bari per un posto in ospedale, 8 mesi a Francesco Lupo, radiologo del Fazzi, non dichiarò di far parte del sindacato. Il blitz, l'autolavaggio è nero, multa a raffica, la Guardia di Finanza torna in campo, la metà degli esercizi è risultata fuori norma e scattano le sanzioni in tutta la provincia. Concorso, pochi controlli, annunciati i primi ricorsi, gli iscritti subito dopo le ferie, vigili urbani, molte le lamentele degli esclusi, sms in aula e si copiava pure.
Cerca alloggio, stoppa i fitti in nero, si punta a ridurre drasticamente l'emergenza abitativa per gli universitari. Arriva un bollino blu, le novità Comune Ateneo insieme per uno sportello che aiuterà 7.000 studenti fuori sede a trovare casa. Le scelte della politica, commissioni 5 su 9, il PDL fa il pienone, pronti anche i due ex assessori Garrisi e Inguscio. Presidenti e componenti, la mappa dei nomi. Casarano, appello da rifare, liberi due ergastolani, uomini del boss di Emidio, erano in carcere per 5 omicidi, ma la Cassazione ha annullato la condanna di secondo grado e sono scaduti i termini di custodia cautelare. Copertino, volevo uccidere Parato, arresto bis per vantaggiato, tentato omicidio per l'attentato a Torre Santa Susanna, nuova ordinanza per l'autore della strage alla scuola di Brindisi. E concludiamo con lo sport, il Lecce volta pagina, il giorno dei tesoro, si torna a Fanano per la seconda fase del ritiro ed è fissata per le ore 16 l'assemblea dei soci, nel corso della quale ci sarà l'ingresso ufficiale dei nuovi proprietari nel club giallorosso. Intanto a Castiglioncello il top 11 di tutto mercato web, premiati Benassi e Brivio. Anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a tra poco TG News 24. La rassegna stampa è stata offerta da...